Benvenuti a un nuovo appuntamento con le previsioni del tempo a cura di nordestmeteo.it. Vediamo le immagini dal satellite. Ecco le nostre regioni già ricoperte da nuvolosità, richiamata dai settori sud-occidentali da un nocciolo di aria fredda presente tra le Alpi e l'Europa centrale. Questa nuvolosità tra la notte e la metà giornata di domani porterà delle nevicate anche in pianura. Vediamo tutta l'aria fredda, questa nuvolosità grigiastra che discende ancora verso l'Europa. E poniamo attenzione in Atlantico a questa perturbazione perché giungerà sulle nostre regioni per domenica. Andiamo a vedere la carta del tempo prevista per domani 4 dicembre a metà giornata circa. Ecco già il nocciolo freddo che dicevamo prima che ha valicato le Alpi ed è presente anche sulle nostre regioni. Qui la situazione in quota è già dei venti nord-occidentali, quindi è già passata la perturbazione che ci interesserà fino a metà giornata. Notiamo questo minimo depressionario in pieno Atlantico che dopo una giornata di tregua per sabato, domenica si presenterà già, richiamerà sulle nostre regioni già correnti più umide dai settori sud-occidentali. Guardando in Atlantico vediamo che l'anticiclone è ancora eretto fin sulla Groenlandia, però molto più a ovest. Andiamo a vedere la situazione sulle medie quote. Ci sono circa domani a metà giornata meno 5 gradi nella libera atmosfera, attorno ai 1440 metri circa. Sull'Europa settentrionale è presente una vasta area di temperature molto basse, mentre se guardiamo la perturbazione che dovrebbe arrivare domenica vediamo che è colma di aria mite, fino a 10 gradi a 1300 metri circa, 1250 metri circa. Andiamo a vedere quindi la previsione per domani sabato 4 dicembre. Ci sarà un miglioramento del tempo, però attenzione al mattino, quando si riferisce anche la grafica, ci saranno nevicate sparse, più intense sui settori meridionali e costieri, ma le nevicate arriveranno anche fino alla città di Padova, Venezia, Vicenza, Verona e Treviso. Nevicate meno consistenti ci saranno sul Friuli e sui settori prealpini e dolomitici alpini. Dal tardo mattino già delle ampie aperture si affacceranno sul Trentino Alto Adige e tenderanno a interessare un po' tutti i settori dal tardo mattino al primo pomeriggio. Nel pomeriggio ci sarà ancora possibilità per alcune nevicate sui settori costieri. Le temperature sono stazionarie o in calo, con valori pomeridiani compresi in pianura tra 2 e 5 gradi circa. Attenzione dalla notte, quando ci saranno gelate anche intense fino in pianura. Andiamo a vedere le previsioni per domenica 5 dicembre, quando ci sarà un nuovo aumento delle nubi. Questa volta la grafica si riferisce al pomeriggio, quando il cielo ormai sarà coperto pressoché ovunque, ancora qualche apertura sul Friuli orientale e già le prime precipitazioni interesseranno il Trentino Alto Adige con nevicate fino nei fondovalle. Dalla sera, specie la notte, le precipitazioni interesseranno anche le zone di pianura del Veneto con nevicate anche in pianura inizialmente. Andiamo a vedere con gli spaghetti ensemble la tendenza per i prossimi giorni. Ecco la temperatura che è ben al di sotto delle medie per domani, quando notiamo che questo picco di precipitazioni, che quindi saranno prevalentemente nevose anche in pianura, le temperature sono di 6-7 gradi al di sotto della media stagionale. Poi notiamo che già da sabato, specie da domenica, le temperature si alzeranno. Le medie quote si prevedono fino a 6-7 gradi centigradi, e questo aumento delle temperature sarà accompagnato da un nuovo ritorno delle precipitazioni. Quindi ci sarà neve in montagna e pioggia in pianura. Dal 9 dicembre è previsto un nuovo brusco calo delle temperature che al 10 dicembre ritroveremo ancora ben sotto le medie della stagione. Per il momento ci fermiamo qui, grazie dell'attenzione e previsioni a cura di Aiello Giuseppe.